Play. Ciao a tutti squali e pesciolini, sono Mami DD dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo 10° episodio di Ark in Coop. Oggi, solo per oggi, purtroppo siete spacciati, non è con me, me ne scuso, purtroppo non siamo riusciti a trovarci con gli orari, principalmente per colpa mia, perché in questi giorni, questa è la settimana prima della fiera, ragazzi, è un po' un casino per me. Anzi, vi chiedo scusa se non dovessi riuscire la settimana prossima a far uscire tutti e tre i soliti video, ma purtroppo sarò fuori per lavoro, quindi vedo di fare il possibile. Detto questo, che cosa andiamo a fare in questo episodio? Noi volevamo catturare una pantera, però oggi sono da solo, Ark mi fa paura da solo, e quindi avevo anche altra roba di un pochino più urgente e importante da fare. E beh, ci siamo ritrovati, semplicemente, cioè mi sono ritrovato a fare una bella introduzione, devo dire, su tutti i nomi super creativi che avete dato per il T-Rex, per il Quetzal, eccetera, ed è una parte molto divertente, non saltatela. Ma poi abbiamo trasformato la base da base di merdina schifosa bruttissima alla base 2.0, ma vi siete spacciati inserendo l'elettricità. Beh ragazzi, devo dire che queste mod semplificano di molto il lavoro dell'elettricità, e penso che ora potremmo fare il prossimo passaggio, ovvero passare dalla pietra al metallo. Mi consulto con Siete Spacciati che dice, insomma, ne vedremo delle belle. Grazie per la visione fin qui, ma vi consiglio di andare oltre per vedervi tutto il video, e ci vediamo dentro. Ciao belli squali e belli pesciolini! Allora, devo essere sincero, nello scorso episodio, o meglio, io sto registrando questo video prima che esca l'episodio di domenica, quello del lupo, insomma. Quindi vedrete delle cose un poco strane, perché io registro sempre una settimana in anticipo prima dell'uscita. Per cui l'ultimo episodio attualmente online per me è quello del T-Rex, e devo dire che siete stati fantastici. Io mi auguro che anche nell'episodio del lupo sarete così fantastici, sarà roba di qualche ora e lo vedremo subito, perché avete tirato fuori, cioè ragazzi, avete tirato fuori dei nomi che sono meravigliosi. Io sono veramente, non so come scegliere questi nomi. Per cui ho pensato di farlo in diretta con voi, farlo in un video, non tutto il video sarà dedicato a questo, però questa parte iniziale in cui daremo il nome al nostro amico piccolo rexino, ma c'ha braccine corte, citando uno dei nomi. Li leggerò tutti ragazzi i nomi, quindi tranquilli, ognuno di voi avrà un piccolo momento di gloria, e poi sceglierò un attimo il nome che mi piace di più. Oltre a questo, vi voglio anche dire che potrei utilizzare che cazzo ci fate voi qua, madonna, i grandi spaventi, potrei pensare di utilizzare qualche nome che mi avete suggerito per qualche altro dinosauro. E oltre a tutto ciò, oh ciao bella merda, mi serve, grazie. Oltre a questo volevo dirvi che oggi non ci sarà Siete Spacciati con me, ma sarò da solo. Eccolo che caga, ecco, oh, ha cagato pure il triceratopo, ma grandissimi sti cagoni di merda. Mi faccia prendere la merda. Sì, perché ragazzi è molto utile la merda per la serra. Io intanto raccolgo, non si sa mai. Detto questo, cominciamo a leggere i nomi che mi avete scritto su YouTube. Allora, il primo è quello di Rhino, che propone per il Quetzal o Super Quetzal o God Quetzal, carini entrambi come nomi. Poi propone per il T-Rex invece Mordicchio o Dentino. Allora, Mordicchio è utilizzato già da Long Gamer, quindi non mi va di copiare dei nomi anche, cioè era carino per quella sede, però voglio fare qualcosa di diverso. Dentino è una cosa che mi stuzzica. Poi Diego del Borello ha proposto Godzilla per il T-Rex. Beh, direi che la faccia del Godzilla ce l'ha, quindi si potrebbe anche optare per questo. Flash82 propone Leopoldo. Allora, ragazzi, Leopoldo mi fa morire da ridere. Non so che cosa possa significare, però tu che dici, Rexino? Ce l'hai la faccia da Leopoldo? Non si sa mai. E allora, poi mi avete proposto Ciccio Pasticcio.
Allora, onestamente è bello come nome, vorrei darlo a qualche dinosauro, però non è proprio da Rex, cioè non è che crea proprio casini ciccio pasticcio, capite? Non so, magari non ci sono altri che creano, forse quel dodo lì al forno, ma gli abbiamo già dato il nome piccione al forno, quindi no, per il momento no. Poi il Rex Liam propone The King, il re, mi pare giusto, e il Quetzal Big Bird, interessante anche questo. E poi mi propone Eric Srebrenic, mi propone Petrie, che sarebbe il protagonista volante del film La Valle Incantata, però questo è un nome da dare al Quetzal, mentre Anatoly mi propone bello figo. Ti giuro, quando l'ho letto io sono morto da ridere, bello figo. ma ve lo vedete il Rex che arriva qua, dice come si chiama lei, bello figo, guardate, si mette pure in posa, come ti chiami, bello figo. Ok, questo penso che sarà uno dei candidati nomi, perché mi piace troppo. Poi Xena Zarrillo propone Armageddon come arma di distruzione di massa. Armando Coccia propone, guardate un po' le braccia, non genovese ma tirchio, perché c'ha il braccino corto, cioè, sì, ci può stare anche questo, porca miseria, veramente avete trovato dei nomi meravigliosi. Yoido propone Pigietto per il Quetzal e Rex per il T-Rex, no, Rex per il T-Rex, no, Pigietto è carino. Poi Chaos propone Lorenzo Conte, Giovanni Vimercati propone Trico per il T-Rex e basta, sono finiti qui. Allora, i nomi sono bellissimi, ci sono alcuni che mi fanno schiattare dal ridere, penso che dalle mie reazioni avete già capito quali scelgo, ci penso un attimo e assegno i nomi. È grande lui che caga. Ok ragazzi, ho deciso. Allora, il T-Rex lo chiamo, rullo di tamburi, signori e signori, il nostro Rex viene rinominato Bello Figo. ti piace il nome Bello Figo? Guarda come si mette in posa lui. Guarda, mi allontano e diventa normale. Mi avvicino, Bello Figo. Ma quanto sei bello figo. Guardalo lui che si sente chiamato. Ok. Per quanto riguarda il Quetzal invece, il Quetzal l'avevamo già nominato Candy, non mi avvicino troppo perché mi buggo, quindi lo lasciamo invariato così. Poi il nome Petri mi ispira tanto, quindi chiamo il mio pterodattilo Petri. E poi il triceratopo di livello più alto, quindi quello che di solito usiamo, lo chiamerò Trico. E per il momento ragazzi basta così, perché sto assegnando dei nomi ai dinosauri che usiamo di più, quindi per il momento mi fermo a questi. Ciao bello figo. Madonna, ma quanto sei bello figo. Ma tu sei il più bello figo del mondo. Ma sei proprio il più bello figo. Se dovessimo catturare un altro T-Rex, probabilmente lo faremo, però quando c'è anche siete spacciati, vengo sotto quel video, insomma, e gli assegno altri nomi. Comunque voi continuate a dare nomi ai dinosauri, anche ad altri dinosauri che vedete in giro, ovviamente che non hanno nome, perché ci pensiamo ed è molto molto divertente come cosa. E allora ragazzi, in sella al nuovo Petri, andiamo a recuperare delle silica pearl nella zona delle cascate, perché oggi voglio fare l'upgrade più upgrade che ci sia della nostra base, portando l'elettricità in casa, e quindi comincio a il crafting di tutti quegli oggetti necessari. Ma lì c'è un beacon viola, Mission complete! Ho nell'inventario ben 860 perle, direi che possiamo fare abbastanza circuiti elettronici per tenere accesa tutta New York, quindi ora non mi resta che tornare alla base, craftare un generatore, craftare dei cavi, craftare delle lampade e via verso l'upgrade per la base. Mami DD, siete spacciati 2.0, sì, penso che la chiamo così. Ok, ho circa una trentina di circuiti elettronici, ferro non mi manca assolutamente, ce ne abbiamo tanto. Allora, io parto dal craftare, sto craftando tutto con la mod delle strutture avanzate, la SPU, perché ci permette di avere strutture che ne so che si possono piazzare ovunque, ad esempio queste lampade omnipost, quelle che fanno luce dappertutto, le possiamo piazzare anche sui muri.
i cavi possono essere nascosti, quindi non c'è i problemi in mezzo. È una mod molto più carina. Allora, quindi crafto un generatore. Crafto quanti cavi? A saperlo. Vabbè, crafto sicuramente uno di questi, un electrical outlet che mi serve per agganciare tutte le lampade elettriche. E di queste 5 precisi. E non mi dire che ho consumato tutti gli i circuiti elettronici. Mi sa proprio di sì. Quindi ne crafto degli altri e iniziamo a capire come funziona la gasolina. Quindi la benzina dovrei averne abbastanza, perché qui dentro ce ne stanno 235, però potrei farne dell'altra, quindi nessun problema. Allora, io credo che il posto migliore per questo generatore sia qui dentro la casa, in questo piano. Ok, per l'appunto lo metterei proprio qua. E anche grandi, cioè, no, che cazzo combino? Che cosa combino? Ok, come lo giro? C'era la lettera non mi ricordo. F. Quale cavolo erano i tasti? No, ma si gira da sola. Ah, fantastico, è vero, perché questa mod mi permette di appiccicarlo. Ah, vedete, posso appiccicarlo o verso un muro o per terra. Quindi infatti entra perfettamente in una mattonella. Penso che lo metterò così. Fantastico. Ora, se io ci metto della benzina qui dentro, che non mi sono portato, dovrebbe funzionare. Allora proviamo subito un collegamento così veloce e vediamo che funziona. Poi diamo energia a tutta la casa. E no, mi va porca di quella porca. Ok, ho della benzina con me. Se non sapete come si fa la benzina, basta metterla nella forgia oil, quindi il petrolio, più della pelle, e fate tranquillamente la vostra benzina. Allora, in teoria questo coso dovrebbe fare un bordello della madonna, ma questo della mod S+ non dovrebbe far casino. Ecco, infatti non si sente assolutamente niente ed è acceso. Fantastico. Ora, non penso che sia così realistico, quindi penso che ti possa attaccare dei cavi senza che mi rompi il cazzo, voglio dire. Allora, li attacchiamo questo più questo, che dovrebbe essere la nostra, diciamo, la nostra cassetta dell'elettricità. Oh, bene. Allora, dove te lo posso... dove attacchiamo qua? Ok. E io ti attacco. Sei qua. Fantastico. Perché c'è la scintilla? Non mi fare scherzi. Allora, se ora piazzo una lampada nella zona, dovrebbe funzionare. Vediamo un po'. 5. No, è sul 6 la lampada. Allora, se io tipo ti metto una lampada qua, tu ti accendi? Manco per il che cosa c'è che non va? Scusa, a casa vostra voi mettete la lampadina e se non la accendete, come cazzo si accende? Scusami. Oh, sì. Wow. Wow, ragazzi. Wow. Allora, vediamo come... Ecco, guardate che figo. Disable Sparks. Hide wires dovrebbe cancellare, cioè nascondere i cavi. Show wires, ma non ci sono cavi, quindi non vedo un cazzo. E se faccio disable sparks, non mi disabla neanche enable. E se io faccio hide, oh, me la fa scomparire. Che bella sta cosa. Hide wires. No, così è brutto. Perché, no, così no. Scusami, allora, tu... Disable Sparks. Ah, le Sparks sono le scintille. Sì, direi che sarebbe il caso. Show. Ok, ma io voglio disabilitare i cavi. Vabbè, devo trovare il modo in cui farlo. Comunque, ragazzi, così funziona. E questa scatoletta funziona fino a 2 blocchi e mezzo, quindi 2 foundation e mezzo. Io direi che tutta la stanza viene illuminata da una lampada. Ma proprio se vogliamo fare i fighi, ne mettiamo tipo una qui sulle scale. Ok, ma non penso che questa si riesca ad accendere. Ah, è powered. Turn on. Wow. Ma quindi arriva anche lì. Magnifico. Magnifico. Allora facciamo così. Una qui sulle scale di benvenuto. Ok. Tu accenditi. Magnifico. Tu non mi servi. Madonna quanta luce. Ora diventerò cieco. Pick up. Prenditela. Ok, fantastico. Ed, oh, questa stanza è perfettamente illuminata. Ora voglio vedere se la corrente, se la portata di quella cassetta dell'elettricità, diciamo, arriva fin qua. Squali e pesciolini, cioè, devo essermi rivolto ad un venditore di
componenti elettrici veramente, veramente valido, perché con due cazzo di lampadine ho illuminato una casa. Mo non so se a casa vostra funziona così, cioè io ce ne ho una qua. No, questa è spenta. Ah, intanto dammela. Cioè, ho tolto pure questa. C'ho una lampada là che illumina le scale e ce ne ho un'altra giù sul muro di fronte. Io cioè sto illuminando tutta la casa. Guardate, lì è illuminato. La cucina qua è illuminata. È tutto illuminato. Ma porca di quella zozza. Ma possibile? No, la mia domanda è... Ah, ma fuori giorno. Ok, questa prova non si può fare quando fuori giorno. Va bene. Comunque, sta funzionando molto ma molto bene il nostro progetto. Ora devo capire se anche qui riesco a illuminare. Ed è powered anche qui. Ma è incredibile sta cosa. Ma quanto c'ha di range? Forse più di 2,5, perché... No, 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 cioè scusate, mo facciamo la prova di portata. Allora, queste sono le prove che di solito fanno gli elettricisti. Io ti metto una lucetta al dodo, perché il dodo è l'animale più indifeso. No, è powered anche qui. Ragazzi, non so che dirvi. Cioè, ci abbiamo pure i dinosauri illuminati. Oh mio Dio, ma voglio vederlo di notte. È una figata unica. Cioè, io con un cavo, uno, e la cassettina quella elettrica, ho illuminato una casa dentro, fuori, dappertutto. Incredibile. Vabbè, visto che stiamo, io crafto qualche altra lampadina e me la metto intorno, giusto per fare i fighi, non perché serva, perché voglio dire, qua è diventato giorno. Beh, signori, sono veramente soddisfatto del mio lavoro, perché ho messo lampade dappertutto, letteralmente, avanti, dietro, vicino al portone gigante, al lato, veramente dappertutto. Ora non ci rimane altro che ricostruire qui la serra, però questa volta la facciamo con il glass metal glass, quella mod lì, insomma, metal, vabbè, poi si vede, insomma, questi qua, glass metal wall eccetera, perché funziona da serra, però ha la resistenza del metallo, quindi non ci si viene distrutta dopo due giorni, ecco. E quindi qua costruiremo la serra e ci sarà bisogno di altre luci, tanto quel generatore, male che vada, basta allungare un attimino i cavi, però voglio dire, arriviamo un po' dovunque. E che dirvi, ora riusciremo a registrare anche di notte, perché guardate un po' quanta luce c'è. È ok che è il crepuscolo, però la luce è veramente troppa, tantissima, ragazzi, quindi GG. Bene, e dal vostro... Madonna, ma sta diventando veramente brutto, ma veramente brutto. Dal vostro Ercole è tutto. Se ti è piaciuto questo video, lascia un like, commenta, ma soprattutto condividi. E se sei arrivato fin qui, scrivi nei commenti hashtag ciolenel. Hashtag ciolenel. Il ciò, vedi tu gli apostrofi, se li vuoi mettere, vedi tu, arrangiati come ti pare. E grazie per aver visto questo video. Ti prego, sostieni la serie, sostieni il canale, condividilo e lascia un like. Un saluto, Sharksian a tutti. Ciao a tutti.